ritratto di una madre. La mia mamma si chiama Anna Mellacqua, nobile di Castiglione, nella provincia di Lecce, all'interno della ridente costa di Tricase. Ritengo necessario parlare di lei perché molte persone, anche se non possono saperlo, devono a lei principalmente il fatto di essere vive e di godere di buona salute. Infatti, l'educazione ricevuta dalla mia mamma ha segnato la programmazione per la quale sono ormai più che noto in tutto il mondo. Per poter narrare di ciò che ho ricevuto da questa donna straordinaria, è necessario ricordare molti episodi. È giusto farlo, perché la mia vita privata si imbastisce armoniosamente con la storia di coloro che incontro. Il modello centrale è l'umiltà, dote che, coltivata, è in grado di decentrarti, ponendoti in contesti più ampi e rigogliosi di tutti i valori più importanti della vita sociale. Molte figure autorevoli soffrono degli stenti educativi mancati nel corso della loro vita di acquisizione. In questo modo si vede una certa atmosfera striminzita che incide pesantemente sull'immagine della persona in questione. La grandezza delle famiglie da cui provengo ha miscelato bene la semplicità con la complessità. Ma tutto il meglio non avrebbe potuto realizzarsi senza l'esempio infinito di Anna Mellacqua. Con l'avanzare della mia età ho potuto rivedere accuratamente tutti i momenti in cui mia madre ha determinato dei miracoli dentro la mia anima. La fiducia nella provvidenza è stata un asse portante della mia formazione alla vita. La capacità di narrare delle storie che portassero ad una crescita personale impareggiabile. Che cosa posso raccontare di mia madre? Ella mi ha insegnato a prestare sempre attenzione agli altri, di farne una vera e propria mission. Mi ripeteva: vuoi essere felice? Devi far stare bene chi ti sta a fianco. Quando cucinava era uno spettacolo, per cui i gesti, le espressioni e le modalità prendevano forma davanti agli occhi miei di bambino che cercavo di imitarla. Mentre cucinava raccontava il passato, la storia delle nostre genti viste da una parte e dall'altra, dalla parte della povertà e della ricchezza. Ogni dettaglio scandagliato dalla sensibilità di questa donna straordinaria. Ho trovato in casa ciò che spesso bisogna trovare in lunghi viaggi. La mamma raccontava che la mia nascita era attesa e voluta, diceva lei, come un prodigio. Poi aggiungeva che di notte, quando nacqui, i miei occhi erano luminosi. Quando avevo una febbre e mi mettevo nel letto, lei si sedeva a fianco a me e mi raccontava le favole. Sentivo forte una connessione con l'amore universale tramite la voce delicata della mamma. Vi confesso che ancora oggi, quando mi avvicino al letto di un ammalato, istintivamente imito mia madre che si prendeva cura di me. Un giorno vi parlerò di mio padre, medico, ma oggi il racconto è dedicato alla fortuna di aver avuto una mamma che mi ha insegnato la magia della vita e il potere dell'amore. La mamma ha fatto il grande salto dietro lo specchio da poco tempo. Ho avuto la fortuna di starle vicino quando era a letto e di vederla morire mentre cantava insieme a me. La favola non finisce. Ed ora continua nel fiume impetuoso della vita, sempre mano per mano, mamma. La mia preghiera è che tutti possano avere una mamma, così. Sino a pochi giorni prima di andare via, la signora Mellacqua ha continuato, come suo solito, a prendersi cura di tanti bisognosi.
ogni gesto da me realizzato serve ad onorare la sua figura e la sua nobile vocazione. Salvatore Rainò.